Buongiorno carissimi, bentrovati, buona prima domenica di Avvento, buon inizio del nuovo anno liturgico. Ci farà compagnia in questo anno l'Evangelista Luca perché siamo nell'anno C e la liturgia della parola di oggi è piena di speranza. Sappiamo molto bene come l'Adventus è la venuta. Noi contempliamo la venuta di Gesù nella carne, ma attendiamo anche il Gesù che viene nella gloria. Ecco perché il brano del Vangelo di oggi, tratto dal capitolo 21 di Luca, versetti 25-28, poi dal 34 al 36, in questo linguaggio un po' apocalittico ci dice l'Evangelista, ci racconta che Gesù ha detto che ci saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra angoscia di popoli, in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. È come se si volesse sottolineare anche la fine, cioè una fine di ogni cosa, così come la fine, tra virgolette, di quello che ci circonda. E sappiamo molto bene che il fine è un'altra cosa, è quello che il Signore invece ci chiede di avere. Ma la speranza che ci arriva da questo brano del Vangelo è che Gesù dice: guardate che quando accadranno queste cose, vedrete il Figlio dell'uomo venire su una grande potenza e gloria. E dovete alzare il capo perché la vostra liberazione è vicina. Quindi c'è un'attesa, una speranza. Non vi preoccupate perché voi siete nelle mani, nella premura di Dio. È come il popolo di Israele al tempo di Geremia che viveva la deportazione in Babilonia, è una difficoltà molto grande perché concretamente si era perso tutto, quindi il Tempio di Gerusalemme trafugato, il popolo portato a Babilonia, il re che governava era Sedecia, ma era un fantoccio, addirittura il nome Sedecia significa il Signore è giusto, ma il popolo invece non vive tutto questo. E in effetti Geremia nella lettura di oggi, e siamo al capitolo 33, versetti 14 fino al 16, dice: ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni, in quel tempo, farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. Quel germoglio che di fronte anche alle gelate o alle brine resiste, è un germoglio che porta vita, è la speranza della vita, è quel germoglio che il Signore farà nascere, del Dio buono farà nascere. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore nostra giustizia. Un po' quella giustizia che è la salvezza dell'uomo. Ma quella salvezza che è possibile quando accettiamo sempre di più Gesù, che si fa piccolo, si è fatto uomo, Dio si è fatto uomo per entrare nelle profondità dell'essere umano, per aiutare l'essere umano a vivere la sua umanità. È un Dio con noi, è un Dio vicino, è un Dio che, venendo nella gloria, non ci dice di stare pieni di paura e di ansia, ma di avere quella speranza, perché il Figlio dell'uomo verrà con la potenza e gloria, e quindi lo sposo che viene, come se ci tuffassimo sempre di più fra le braccia di Dio. Anche quando c'è una distruzione apparente attorno a noi, nei momenti difficili anche della nostra vita, ci buttiamo nelle mani sue. E allora non lasciamoci, dice sempre Gesù nel Vangelo, state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscono in dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Le dissipazioni, sappiamo molto bene cosa possono essere per la nostra vita, lo sperpero, sprecare il tempo anche inutilmente, le ubriachezze, quindi annebbiarci con le felicità del mondo che non sono quelle durature, e gli affanni della vita sono quelle preoccupazioni che certe volte ci tolgono il sonno. Ma tutto questo noi lo possiamo contrastare con il Cristo, come? Vegliando e pregando, così ci consiglia Gesù di vivere in questo tempo di avvento. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. E allora diventa necessario ciò che ci dice la prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 12 fino al versetto 2 del capitolo 4: il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra di voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi. E poi ancora,
Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Quelle regole che sono i consigli evangelici, che sono le parole di salvezza. Viviamo allora questo tempo di avvento, questo nuovo anno, con grande speranza nel cuore e guardiamo quel germoglio da cui nascerà e porterà frutto. Guardiamo quel Gesù che viene verso di noi, che vive con noi, che vive accanto a noi, che entra dentro di noi. Il Dio con noi, anche nelle intemperie, nelle difficoltà di quello che ci circonda e di quello che viviamo. Vi auguro così di vivere questo cammino di santità e di bellezza. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi, ci vediamo domani per il nostro appuntamento.